In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. L'argomento della preghiera di richiesta e del suo esaudimento è cosa antica. Già Filone d'Alessandria, ebreo, ancor prima della nascita di Cristo, era criticato dai suoi contemporanei filosofi greci circa l'immutabilità di Dio. Questi sostenevano che il Dio degli ebrei era instabile, in quanto andava dietro ai capricci degli uomini, cambiando e ricambiando gli eventi della storia in base alle loro richieste. E così più avanti nei secoli, il filosofo Spinoza scriveva che richiedere con la preghiera o con la richiesta di un miracolo una modifica delle regole della natura significa turbare nello stesso tempo le leggi naturali e la volontà divina che quelle leggi ha stabilito e a quelle sovraintende. Insistere in richieste del genere è una manifestazione superstiziosa e in casi estremi addirittura blasfema. Beh, a questo punto potremmo mettere nella lista dei blasfemi anche Gesù, dato che proprio nel Vangelo di oggi ci dice «Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà». E ancora «Chiedete e otterrete». Ovviamente sto ironizzando, ma la questione non è per nulla scontata. Certo, forti della parola del Vangelo, rimaniamo ben trincerati di fronte alle provocazioni, però c'è un però. Perché onestamente non possiamo ritenere ragionevole che ogni volta che chiediamo otteniamo. Può anche accadere che le preghiere per intenzioni serie come la guarigione di un bambino malato, per esempio, non vengano esaudite. Quindi è un Dio che fa preferenze, alcuni sì, alcuni no. E se è un Dio che fa preferenze, come posso pensare che sia un Dio credibile? Allora voglio scomodare il principe dei teologi, San Tommaso d'Aquino, il quale inizia una dialettica facendo interagire più tesi contrastanti. Così comincia. La preghiera di per sé tende a piegare l'anima di chi l'ascolta. Ma l'anima di Dio è mutabile, inflessibile, perciò è irrazionale pregare Dio. Inoltre il Padre sa già di cosa abbiamo bisogno, per cui chiederle è inutile. E ancora ogni cosa è prestabilita e non è soggetta a cambiamenti, e anche qui sarebbe inutile pregare. Quindi ci domandiamo? E lui continua, però Gesù ci ha chiesto di pregare, quindi dobbiamo capire il perché. Se Dio sa già quello di cui abbiamo bisogno, la preghiera a lui certamente non aggiunge nulla di nuovo, ma l'aggiunge a noi, perché siamo noi che non sappiamo in realtà ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi la preghiera serve anzitutto a chiarire a noi stessi il bisogno che chiediamo. E per quello che riguarda l'esaudimento, è vero che Dio non può sottostare al nostro desiderio come se fosse la mia preghiera a muovere Dio a fare questo o quello. E ciò non perché Dio sia indifferente, ma perché un reale ascolto della mia preghiera trascinerebbe Dio dalla parte della creatura e Dio diventerebbe dipendente delle creature. Ma la preghiera va a agire non sugli effetti, ma sulle cause degli eventi. Cioè la preghiera, sostiene mirabilmente San Tommaso e prima di lui un altro grande padre della Chiesa, Origene, supera lo spazio e il tempo e arriva nell'eternità di Dio dove tutto è presente. Quindi Dio costruisce la storia con la preghiera degli uomini,
che non vanno così a cambiare capricciosamente l'ordine delle cose, ma a ottenere quanto Dio aveva già disposto di donarsi dall'eternità. Ecco, in questo modo San Tommaso salva l'immutabilità di Dio e la potenza della preghiera di richiesta. E concludo con un esempio affascinante, meno teologico e più popolare. Tutti sappiamo ormai del terzo mistero di Fatima. Un uomo bianco viene ucciso. Ora a Fatima compare Maria e chiede di pregare. Nasce una catena fortissima di preghiere. 40 anni dopo, nello stesso giorno dell'apparizione, un uomo bianco, Papa Giovanni Paolo II, cade sotto 2 colpi ravvicinati di pistola. Cade, ma non muore. Una pallottola sparata e una ha guidato il proiettile, dirà in seguito il Papa. E il medico curante sostiene ancora oggi l'andatura perlomeno strana della pallottola, che sembra essere andata a zigzag, saltando tutti gli organi vitali. Capite il meccanismo? La risposta di preghiera in 40 anni ha lavorato in sinergia con la volontà di Dio di tenere in vita il Papa. Quando prego per qualcosa, qualcosa succede, tranquilli.